scusami, sono stato un po' forse oltre. Scusate, ma il mio compito è quello di fare il Cerbero, rispettare i tempi. Io stesso sto già parlando troppo. Va bene, abbiamo parlato di suicidi e la maggior parte avvengono province di Venezia, province di Padova, quindi passo la parola all'avvocato Antonio Bordin, titolare dello studio legale Bordin di Dolo, Venezia, che è anche molto famoso per i suoi tweet e ci parlerà un po' della situazione economica del benedetto Triveneto che non è più tanto felice. Beh, intanto buon sabato a tutti. E io non sono un economista, quindi non aspettatevi delle analisi economiche particolarmente sofisticate, perché non è questo il mio settore. Non sono nemmeno un politico di professione, anche se personalmente penso che politica e professione sono due parole che non dovrebbero stare assieme nella stessa frase, perché la politica è un servizio e non è un lavoro. Perché quello che fai per lavoro lo fai nel tuo interesse, invece la politica dovrebbe essere qualcosa che tu fai nell'interesse delle persone che ti scelgono per rappresentarli. E io faccio l'avvocato, vivo in Veneto, vivo proprio nella zona di cui parlava il relatore che mi ha preceduto, perché il mio studio è in provincia di Venezia, ma praticamente a metà fra Venezia e Padova. Devo dire che i dati, che sono impressionanti, di cui ha parlato il relatore che mi ha preceduto, non mi stupiscono, sono cose di cui noi abbiamo la percezione, noi che lavoriamo purtroppo, noi avvocati mettiamo le mani nella crudezza della realtà economica, tante volte proprio negli aspetti peggiori di questa realtà. Il Veneto fino al 2008-2009, ma io porterei anche fino all'inizio dell'esperienza bellissima del governo Monti, era la locomotiva del nord-est dal punto di vista economico. Avevamo due ricchezze che sostanziavano la nostra forza, che erano le piccole e medie imprese da un lato e il risparmio privato dall'altro. Avevamo una quota di risparmio privato assolutamente rilevante, avevamo delle piccole e medie imprese meravigliose che facevano concorrenza alle imprese tedesche, che rubavano quote di mercato alle imprese tedesche. Ora tutto questo non esiste più, completamente cancellato. Abbiamo vissuto un miracolo economico alla rovescia nel giro di 3 governi abusivi, perché io li definisco così. Perché sono governi non eletti, non votati da nessuno. Sono governi che sono espressione non dei cittadini, ma sono espressione della finanza, della politica bancaria. Questi 3 governi che si sono succeduti hanno realizzato il miracolo economico al contrario, hanno spazzato via quello che c'era. E, al mattino, quando uno apre i giornali o guarda il telegiornale, si ritrova questo giovanotto iperattivo che balza fuori e vi propina che tutto va bene, che Italia riparte, che è avanti tutta, che è la volta buona poi de che, forse per lui è la volta buona. Gli altri slogan francamente non me li ricordo, perché io sono uno di quelli che le barzellette appena gliele raccontano se le dimentica, quindi... E allora tu ti senti bene, dici sono rinfrancato, poi senti che vuole fare le riforme, e le riforme che tutto il mondo ci invidia. Io non so quanto male sia preso il mondo per invidiare simili porcate, e forse le invidia lo Zimbabwe, forse lo invidia qualche tribù dell'Africa subequatoriale, non lo so, bisognerebbe sentirli. Vabbè, e comunque tu ti senti bene, perché dici vabbè, c'è tutto questo ottimismo, questa melassa di successo, uno si vede già, ti vedi frotte di tedeschi che si ammassano al Brennero cercando di scavalcare la recinzione per entrare in questo paese del Bengodi, perché abbiamo questa terra dei miracoli in cui abbiamo trovato questo messia che risolve i problemi. Vabbè, vai al lavoro e cominciano a sorgerti, venirti qualche dubbio, francamente, perché c'hai il primo cliente che ti racconta che dopo 30 anni di attività come commerciante se la fa in proprio la merce, perché c'aveva il laboratorio,
la casa collegata col laboratorio, per cui appena finito di lavorare va a letto alla sera, andava, perché adesso non lavora più, perché in 3 mesi, tranne il periodo dei saldi, ha venduto 4 mutande e 2 magliette. Non sto scherzando, non sono battuta. Il cliente che ha una piccola impresa informatica, che ti dice che deve emettere fatture false per dichiarare di aver percepito degli ordinativi che in realtà non ha mai ricevuto. Per qual motivo? Perché se lui non raggiunge un determinato livello di fatturato, le banche gli tagliano completamente tutte le linee di credito e lo fanno chiudere. Un altro cliente che ti dice che ha tantissimi ordinativi, che deve lavorare anche di notte per soddisfarli, e tu gli dici, bene, sono contento per te, così magari anche forse pensi alla tua parcella che sono 4 anni che l'aspetti e dici magari me la paga. E invece dice, guarda avvocato, io lavoro in perdita. Come in perdita? Io quello che mi costa 100 lo vendo a 80. Ma perché lo fai? Per tenere aperto, per continuare a lavorare, accumulando debito, ma continuare a lavorare e tenere aperto in una speranza che domani le cose possano cambiare. Però non mi pare che cambi. Ti viene un altro cliente che ti racconta che questo mese non aveva i soldi per pagare gli stipendi e per pagare anche le tasse, ha scelto di pagare gli stipendi perché non se la sentiva di mettere 10 famiglie in mezzo a una strada. E tu gli devi dire, guarda, rischi il reato di evasione fiscale, ma i giudici capiranno. I giudici non capiscono. I giudici hanno detto, la Cassazione ha detto che se tu paghi gli stipendi ma non paghi le tasse, non sei giustificato, perché rimanere senza stipendio non è un danno grave per la persona. Detto da gente che guadagna 15.000 euro al mese, come sono i giudici di Cassazione, e che quando gli hanno decurtato una piccola fregola di stipendio il governo Monti, dopo 3 mesi hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale e hanno ottenuto anche la decisione favorevole della Corte Costituzionale. Quando un normale cittadino ci mette almeno 3 anni, un comune mortale, ad avere la discussione di un ricorso, loro in 3 mesi hanno ottenuto questo. Questa è la situazione con cui ti trovi a lavorare giorno per giorno. Lasciamo perdere poi che parli col collega che ti dice che la sera esce e tu pensi, boh, si andrà a divertire. No, si è iscritto a un corso di pizzaiolo, perché bisogna guardarsi intorno, fare qualcosa di diverso. O l'altro collega che va a lavorare a Londra, gli dice, vai a fare un corso di inglese? No, vado a lavorare come aiuto cuoco, poi ritorno dopo l'estate. Magari forse dopo l'estate qualcosa faccio. In tutta l'estate ho fatto solo 2 decreti ingiuntivi. Questa è la realtà nella quale noi ci troviamo a lavorare. Questa è la realtà vera, questa è la situazione vera del popolo italiano, non del popolo di cartapesta che viene rappresentato dai media, che viene rappresentato dal teatrino di cartapesta imbastito dal giovanotto ruspante di cui ho parlato prima. Questo teatro di cartapesta che serve a mascherare quello che è stato il più grave crimine compiuto ai danni del popolo italiano dal dopoguerra, la distruzione della classe media, accompagnata dalla cancellazione sistematica ad ogni livello dei diritti dei cittadini, del diritto alla salute che non esiste più. Avete visto gli ultimi tagli sulle prestazioni sanitarie? Vengono presentati come razionalizzazione sulle prescrizioni, in realtà la realtà è che non vi potete più fare un TAC, non vi potete fare una risonanza magnetica se non avete un tumore conclamato. Il taglio del diritto all'istruzione, il taglio del diritto alla giustizia, lasciamo perdere, qui si potrebbe, dal punto di vista mio professionale, potrei andare avanti ore a dirvi com'è impossibile ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Lo fai, i pazzi che si imbarcano in questa avventura sono costretti a pagare cifre, ma non all'avvocato, allo Stato. Tu iscrivi una causa, parti con una causa di un valore limitato, gli devi dare 600 euro subito allo Stato, così, per una tassa in cambio di che cosa? Di una decisione che poi arriverà 4-5 anni dopo, quando non ti serve più. Ovviamente questo grande grave crimine deve essere accompagnato dall'ultimo crimine, che è quello della cancellazione della democrazia. Per poter realizzare tutto questo in modo indisturbato, devono cancellare la democrazia, devono riuscire a sterilizzare il popolo, a renderlo completamente irrilevante. E questo è attuato con la bellissima parola magica riforme. Ora, io ogni volta che sento parlare di riforme,
e vorrei fare come quel signore tedesco degli anni 30 che diceva mette mano alla pistola, perché in bocca a un rappresentante normalmente del Partito Democratico o comunque del governo la parola riforme ha un solo valore, un solo significato, che è sinonimo di legnata sulla testa del popolo italiano, perché la riforma è sempre accompagnata da cancellazione di diritti dei cittadini, da riduzione degli spazi di democrazia e da peggioramento di quelle che sono le condizioni dei cittadini. Come si è potuti arrivare a questo? Si è potuti arrivare a questo soltanto tramite quel cavallo di Troia bellissimo che è chiamato euro, una moneta favolosa, una moneta meravigliosa che è riuscita nel miracolo di trasformare la quinta potenza economica mondiale, l'Italia, a livello economico di un qualsiasi cencioso paese dell'ex Unione Sovietica come condizione di vita. Molti si preoccupavano che fosse il comunismo a ridurre in miseria gli italiani. Beh, c'è riuscito benissimo l'euro. Questo cavallo di Troia è stato il sistema attraverso il quale abbiamo avuto la sospensione democratica, la sospensione dei diritti dei cittadini e la cancellazione del benessere economico. Attraverso tre governi abusivi che si sono succeduti, l'ultimo governo, diciamo, è un po' peculiare rispetto agli altri, diciamo così che è la forma più sofisticata, è l'apoteosi di questo governo abusivo, perché si caratterizza per alcune cose un po' specifiche. La prima è la peculiarità della sua propaganda. Allora, i governi precedenti battevano molto sulla propaganda lacrime e sangue. Siccome dopo un po' la gente capisce che le lacrime e sangue sono solo per il popolo e per chi è dall'altra parte non c'è né l'una né l'altra, adesso la propaganda di governo si impernia sulla menzogna ottimistica, per cui tutto funziona benissimo, la prospettiva funziona benissimo per il futuro. È un cambiamento del messaggio per poter continuare a fare la stessa politica di prima. Non c'è nessuna discontinuità tra la politica di questo governo e la politica dei governi precedenti. La seconda peculiarità di questo governo, che lo rende ancora più pericoloso rispetto ai precedenti, è quello del suo scopo principale, che è quello della trasformare la sospensione temporanea della democrazia in cancellazione permanente. La riforma, due minuti, non mi stia come un gufo qua sulla spalla, perché per quanto i gufi mi siano simpatici, trasformare, come dicevo, la sospensione temporanea della democrazia in cancellazione permanente. Questo vogliono fare con la riforma del Senato, questo vogliono fare con la riforma elettorale, che consentirà, queste riforme consentirà a una minoranza assoluta nel paese di avere un potere senza nessun contrappeso. E allora l'unico sistema, dobbiamo ripartire da dove è entrato, dobbiamo ripartire dal cavallo di Troia, dobbiamo riprenderci la sovranità monetaria per liberarci del premier fantoccio, per liberarci del governo fantoccio, per riprenderci la sovranità politica e conseguentemente il benessere economico, la democrazia e anche la libertà. Grazie. È il turno di Marco Santelli.